Salmo 119, verso 105. Gloria a Dio. Ma io un verso che molto lo sapete a memoria, vero? La tua parola è una lampada al mio piede e una luce al mio sentiero. Ho giurato, lo manterrò, di osservare i tuoi giudizi. Io sono molto afflitto. Signore, rinnova la mia vita secondo la tua parola. Signore, gradisce le offerte volontarie delle mie labbra. Insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma io non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso dei lacci, ma io non mi sono allontanato dai tuoi precetti. Le tue testimonianze sono la mia eredità per sempre. Esse sono la gioia del mio cuore. Ho messo il mio impegno a praticare i tuoi statuti, sempre, sino alla fine. Io detesto gli uomini non sinceri, ma amo la tua legge. Basta fino a qua, accomodate. Il verso 89, sempre del Salmo 119, dice: per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Per sempre. Io ho portato questo messaggio 2 o 3 anni fa, ma lo voglio riportare stamattina, l'ho sentito forte ieri sera. Cioè, vediamo l'importanza che il salmista dà alla parola di Dio. Ed è la stessa importanza che ogni cristiano dà alla parola di Dio. Infatti, se voi leggete il verso 13, 113 nella Diodati, dice così: io odio i discorsi, ma amo la tua parola. Tutto quello che ha fuori della parola sono discorsi. Sono discorsi, fratello, senza valore. Io amo la tua parola, gloria al Signore. La tua parola, dice il salmista e dice ogni credente, la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce al mio sentiero. La tua parola. Il credente non va mai fuori della parola. Ieri sera era a Papardo. E lì ho parlato a una donna del Signore e a un certo punto quasi quasi la parola. E un attimo prima mi aveva detto che era una credente praticante. Non lo so cosa significa per loro praticante. Non lo so, che vanno in chiesa, che praticano la chiesa, non lo so. Io voglio essere, e noi dobbiamo essere, dei credenti, allora diciamo osservanti, osservanti della santa e benedetta parola. Ricordiamoci che Gesù disse: il cielo e la terra passeranno, ma non la mia parola. Non usciamo mai dalla parola di Dio, fratello. Uscendo dalla parola di Dio, usciamo dalla grazia di Dio. Non dimentichiamo che Gesù a Satana ha detto per 3 volte: sta scritto, sta scritto, sta scritto. Non dimentichiamo che Gesù ha detto ai farisei: voi con la vostra tradizione o con le vostre tradizioni annullate la parola di Dio. Il salmista dice: Signore, la tua parola è una lampada al mio piede. Già solo la lettura di questo verso, fratelli,
ci dà una luce grande, ci dà un grande insegnamento. Anzi, le prime tre parole: la tua parola, la tua parola, la tua parola, non la mia, non la parola degli altri, la tua parola, Signore. Gloria al suo santo nome. E dice: è una lampada al mio piede, al mio piede. Ogni credente deve pensare al proprio piede, non al piede degli altri, al proprio piede, fratelli. È qualcosa di qualcosa di personale, noi con Dio, tutti noi con Dio, fratelli. E ognuno di noi deve avere la parola di Dio al proprio piede, al proprio sentiero. L'apostolo Paolo, quando scrive ai Romani, dice: ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Ognuno di noi. Molte volte noi abbiamo l'abitudine di puntare il dito sugli altri, intanto cominciamo a puntare su di noi. La parola di Dio è una luce al nostro piede. Ci dobbiamo convertire, ci dobbiamo ravvedere, dobbiamo proseguire, dobbiamo camminare, dobbiamo essere fedele singolarmente al nostro Dio, amando e osservando la sua santa e benedetta parola. Ricordiamoci che questa è, per ognuno di noi, è una corsa, è un combattimento, fratelli. E lo dice la parola di Dio, è proprio un combattimento, è una guerra. Mentre per il nostro corpo, fratelli, per il nostro corpo c'è un tempo di riposo, il nostro corpo ha bisogno di riposo, ha bisogno di una licenza, ha bisogno delle ferie. Ma quanto all'anima, fratelli, quanto all'anima, non ci sono ferie, non c'è licenza. In guerra, dice la parola, in guerra non c'è licenza. Ogni giorno dobbiamo combattere strenuamente, come dice Giuda, per la fede, una volta e per sempre insegnata ai santi. I santi, fratelli, non sono quelli che alcuni fanno quando muoiono o perché hanno vissuto una certa vita, allora questo santo subito. No, santi sono tutti quelli che si separano dal peccato, fratelli. Sono quelli che seguono Cristo Gesù. Paolo scriveva alla chiesa di Tessalonicese, ai santi di Tessalonicese, erano tutti viventi, fratelli, ai santi di Corinto, ai santi di Colosse, fratelli, erano tutti viventi. Siate santi, come io sono santo, perché senza di essa nessuno vedrà il Signore. Gloria a Dio in eterno. E noi la nostra anima la possiamo proteggere soltanto per mezzo della santa e benedetta parola. Dice al verso 9, il verso 10: la mia vita è sempre in pericolo, ma io non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso dei lacci, ma io non mi sono allontanato dai tuoi precetti. Ecco, c'è un pericolo, fratelli, c'è un pericolo. Ci sono dei lacci, ci sono delle fosse, abbiamo detto domenica scorsa, per esempio, due domeniche, e ci sono delle fosse davanti a noi. Come possiamo noi scampare, fratelli? La mia vita è sempre in pericolo, ma io non dimentico la tua legge o la tua parola. Gli empi mi hanno teso dei lacci, ma io non mi sono allontanato dai tuoi precetti. Gloria a Gesù in eterno. Abbiamo detto, fratelli, è una guerra continua. Dobbiamo combattere ogni giorno il buon combattimento della fede, dice la scrittura. E c'è un grande consiglio che viene da Dio nei Proverbi: figlio mio, se i peccatori ti vogliono sedurre o ti vogliono sviare, non dare retta a loro. Come fai a sapere se qualcuno ti vuole sviare? Come fai a sapere, fratelli e sorelle, se qualcuno ti vuole portare fuori della dottrina? Se non conosciamo la dottrina,
se non conosciamo la parola di Dio. Non dimentichiamo che sta scritto: il mio popolo perisce, muore, perde l'anima per mancanza di conoscenza. Signore, dacci la conoscenza, quella conoscenza che viene soltanto dalla tua santa e benedetta parola. Il Salmo 1 dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma sulla via dei peccatori e non si siede sulla sedia degli schernitori. Perché, fratelli, prima si comincia a camminare, poi si comincia a fermare, il discorso è più serio, e poi ti trovi che sei seduto sulla sedia degli schernitori. Signore, aiutaci tu. Gesù nel capitolo 8 di Luca, nel verso 16, diceva: nessuno accenda una lampada e poi la copre con un vaso, la mette sotto il letto, anzi la mette sul candeliere, perché chi entra vede la luce. Poiché non c'è nulla di nascosto che non debba manifestarsi, né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce. Attenti dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha, anche quello che pensa di avere gli sarà tolto. Gli sarà tolto. Fratelli, non pensate, c'è una dottrina che dice: una volta salvati, sempre salvati. Questa è una falsa dottrina, fratelli, perché a noi il Signore ci insegna: chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Noi abbiamo bisogno ogni giorno di camminare alla luce della santa e benedetta parola. Nella Genesi Dio disse ad Adamo: Adamo, perché hai dato ascolto alla voce di tua moglie? Io ti avevo parlato, io vi avevo dato la mia parola, tu dovevi ascoltare la mia parola, non la parola di tua moglie. E non solo, fratelli, non solo. Vediamo che Giuda disse ai suoi fratelli: su, vendiamolo agli Ismaeliti. E i suoi fratelli gli diedero ascolto. 10 fratelli, figli di Giacobbe, che non ascoltavano più la voce di Dio, la parola di Dio. Andavano avanti secondo i propri pensieri, i propri veduti. Signore, dacci grazie affinché possiamo camminare secondo la parola di Dio, perché la prova, la tentazione può venire da tutte le parti. Sapete cosa diceva Dio al popolo di Israele in Deuteronomio al verso 13, al capitolo 13, verso 6? Se tuo fratello, figlio di tua madre, o tuo figlio, o tua figlia, o tua moglie che riposa sul tuo seno, o l'amico che è come un altro te stesso, vorranno ingannarti in segreto dicendo: andiamo, serviamo ad altri dei, quelli che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, dei adorati dai popoli che vi circondano vicino a te e lontani da te, da un'estremità all'altra della terra. Tu non acconsentirai, non gli darai retta, l'occhio tuo non abbia pietà per lui, non risparmiarlo, non giustificarlo. Mi viene in mente in questo momento quando 27 anni fa esattamente disse a un pastore: questa non è la volontà di Dio. 27 anni fa, non lo dimentico come se è successo ieri sera. In consiglio si stava parlando di un argomento, ci aveva dato dei consigli e io disse: questi non sono consigli che vengono da Dio, non è la parola del Signore. Fratelli, il Signore dice nella sua parola: tua moglie
tuo fratello, tua sorella, abbiamo sentito, l'amico tuo. No, anche se dobbiamo stare attenti anche da quello che viene dal pulpito, fratelli, perché tutto quello che viene dal pulpito non è detto che è dottrina se è conforme alla santa, benedetta, eterna parola del Signore. Quella è dottrina. Signore, dacci grazia alla tua parola. La tua parola è una lampada a mio piede, è una luce al mio sentiero. E il salmista dice verso 106: ho giurato, lo manterrò, di osservare i tuoi giudizi. Io sono molto afflitto. E a verso 8: Signore, rinnova la mia vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte volontarie delle mie labbra, insegnami i tuoi giudizi. Il salmista cerca aiuto, e cerca aiuto a chi ce lo può dare, cerca aiuto al Signore, si affida al Signore, si affida alla sua parola, promette il suo impegno, dà la sua disponibilità, c'è la sua volontà. Io ho giurato e metterò, dici, e manterrò di osservare i tuoi giudizi. Io mi impegno, Signore, io ce la metto tutta, Signore, c'è la mia disponibilità, Signore, c'è il mio desiderio, ma io sono debole, fragile. Signore, io ho bisogno di te, ho bisogno del tuo aiuto. Ma tu, Signore, dici il salmista, rinnova nella mia vita quello che c'è da rinnovare, come Davide nel Salmo 51: oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo, ben disposto. Lo spirito nostro è ben saldo, fratelli, ma siamo disposti a servire Dio? Siamo pronti a servire il Signore? Aiutaci, rinnova la mia vita secondo la tua parola. Verso 107, rinnovala, falla di nuovo nuova, ma secondo la tua parola, secondo il tuo insegnamento. Dacci di nuovo la forza, ricreala di nuovo, dammi conforto, dammi ristoro. Infatti, se non attraverso la parola, dove ci può confortare il Signore? Ai Romani sta scritto: la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. Perché molte sono fredde? Perché molte sono deboli? E perché molte, fratelli, la fede è scomparsa? Perché è scomparsa la parola di Dio dalla loro vita, fratelli, è scomparsa la Bibbia dalla loro vita. La fede viene dalla parola di Dio, fratello. Leggendo, tu leggi e lo Spirito ti edifica, ti consola, ti tocca, ti cambia, ti trasforma, ti compunge, ti converte, ti fa volare, ti fa sentire la sua presenza, ti trasforma. Questo fa la santa e benedetta parola. La tua parola è una lampada a mio piede, è una luce al mio sentiero, passo dopo passo, passo dopo passo, giorno dopo giorno, a mio piede, sul mio sentiero. Gloria a Gesù in eterno, un sentiero voluto da Dio, un sentiero tracciato da Dio, indicato da Dio, stabilito da Dio. È un sentiero, lo ripeto, voluto da Dio. Questo sentiero è Cristo Gesù. Io sono la via, la verità, la vita. Io sono la via. Tu devi seguire me, devi venire dietro di me. Questo è il mio diletto figliolo in cui mi sono compiaciuto. Ascoltatelo, seguitelo. Se uno vuole venire dietro di me, rinunzia a se stesso, prende la sua croce e mi segua. È sempre Gesù, in Giovanni: io sono la luce del mondo, chi mi segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ma appena tu lasci la parola, sei nelle tenebre, appena lasci la parola, sei nell'oscuro.
Non ti fidare del tuo cuore, non ti fidare del tuo istinto, non ti fidare della tua conoscenza. Fidati della parola di Dio. Solo la parola di Dio è degna. La tua parola è stabile, abbiamo letto, nei cieli. Io odio i discorsi, ma amo la tua parola. Se uno mi segue, se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io, sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. L'onorerà. Un figlio onora suo padre, e un servo il suo padrone. Se dunque io sono il padre, dov'è l'onore, dice Dio, che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Timore e onore che mi è dovuto. Cos'è Dio per noi? Ah, Signore, dacci grazia. Con Gesù ci troviamo sul sentiero, perciò la nostra esistenza, la nostra vita, il nostro pellegrinaggio, il nostro cammino, la nostra marcia, il nostro procedere avviene passo dopo passo, passo dopo passo. Noi abbiamo la luce di Dio per oggi, il cammino di oggi, domani sempre con la luce della parola per domani. Domani incontriamo altre difficoltà, altre situazioni, però abbiamo sempre la parola, passo dopo passo, sempre secondo la santa e benedetta parola del Signore. Gloria a Dio. Certo che in ogni impasso che molte volte facciamo su questa terra, in questi ultimi tempi, fratelli, ci sono prove, ci sono difficoltà, ci sono malattie, ci sono infermità, fratelli. Viviamo in un mondo oscuro di tenebre, ma la parola di Dio è la nostra lampada, è il nostro conforto, è la nostra gioia, è il nostro sostegno. Gloria a Dio in eterno. Questa lampada, fratelli, non illumina tutto il sentiero, non illumina tutto il percorso, tutta la nostra vita illuminata da questa parola, no, passo dopo passo, giorno dopo giorno, fratelli, gloria a Dio in eterno, giorno dopo giorno. C'è un cantico che dice: nulla so del mio domani, poco ancora comprende il cuore, ma io questo so, che pur domani Dio mi sosterrà, mi aiuterà, mi benedirà. Signore, dacci grazia affinché ti possiamo amare e ti possiamo servire come tu ne sei degno. Spesso vorremmo vedere tutto il nostro percorso, conoscere il nostro futuro. Fratelli, io non sapevo, ma ora adesso stiamo vedendo che siamo negli ultimi tempi, e molte volte si incontrava alla televisione qualche giornalista, qualche conduttore, conduttrice di qualche programma che parlavano duramente riguardando i maghi, i pattuglieri, cartomanzia, tutte queste cose. Ma ho visto forum sabato, venerdì, fratelli, cose da tremare, cose da scappare, da fuggire, fratelli. Vediamo quella conduttrice che sembrava che era un'arca di scienza, fratelli, cadere nel ridicolo, fratelli. Questi che ti leggono la mano, che ti danno il futuro lo conosci solo uno, Dio, fratelli. Solo Dio lo conosce. Signore, dacci grazia, gloria a Gesù, affinché ti possiamo amare e ti possiamo servire come tu ne sei degno. Non sapete quel che succederà domani, disse lo Spirito Santo per la bocca di Giacomo. Domani faccio questo, domani faccio quello. E San Giacomo dice: quello che succede domani non lo sapete. Non lo sappiamo. Nessuno di noi conosce il domani. Nei proverbi dice: non ti vantare del domani, perché non sai quel
che un giorno possa produrre. E questa è la parola di Dio, fratelli. Non lo sappiamo. Pure gli apostoli dicevano a Gesù, fratelli, in Matteo 24, lo voglio leggere, dal verso, mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio, ma egli rispose: vedete tutte queste cose? Io vi dico, in verità, non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. E i suoi discepoli gli dissero, dici, quando avverranno queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? E Gesù rispose loro: guardatevi che nessuno vi seduca, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete guerre, rumore di guerre, popolo contro popolo. Guardatevi, non vi turbate. Ma non ci dice nulla, ci dice soltanto: guardate la mia parola, camminata alla luce della mia parola. E lo stesso Davide, fratello, lo stesso Davide, nel Salmo 39, non l'ho preso questo Salmo, ma voglio leggere, Salmo 39, il verso 4, o Signore, fammi conoscere la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni, fa che io sappia quanto sono fragile. Davide non sa quanto sono i suoi giorni. Alcuni salmisti non sanno quanto sono i propri giorni, ma sono arrivati a dire: Signore, facci contare i tuoi giorni, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno. Poi se il Signore a qualcuno ci dice la tua vita è finita, gloria a Dio, sarebbe bello, come è stato con Ezechia, i tuoi giorni sono finiti, disponi della tua casa. E quello si è girato dall'altra parte, prega il Signore e costringe il Signore a darci altri 15 anni di vita. Era meglio che se ne andava, era meglio che se ne andava, perché in questi 15 anni di vita non ha fatto tante cose belle, eppure il Signore ci ha detto: ti voglio portare, dispone della tua casa. Che bello, è bello, dispone della tua casa. Signore, gloria al tuo nome. Noi non sappiamo né l'ora e non il giorno, gloria a Dio. Vogliamo dire, come diceva Moseo, ripeto, insegnici dunque a contare i nostri giorni affinché acquistiamo un cuore saggio, un cuore saggio. Non sta a noi conoscere il domani, ma oggi dobbiamo camminare con Dio. La domanda che mi devo fare è: ma oggi sto camminando con Lui? Ma oggi sento la pace del Signore? Ma oggi sono in armonia alla Sua parola? Ma oggi la Sua parola è una lampada al mio piede? Oggi la Sua parola è una luce al mio sentiero? Gloria a Gesù in eterno. Oggi sono in pace con tutti, perché sta scritto: non tramonta il sole sul vostro bruccio. Questa è la domanda che noi ci dobbiamo fare. Oggi il mio passo è guidato dalla luce della parola di Dio. Giobbe nel capitolo 29 diceva: potesse tornare come ai mesi di una volta, come nei giorni in cui Dio mi proteggeva, quando la sua lampada mi risplendeva sul capo e alla sua luce io camminavo nelle tenebre. Giobbe, anche se tu stai vivendo un momento particolare, anche se stai vivendo un momento difficile, poi lui lo capirà alla fine, Dio ti sta proteggendo, perché il diavolo voleva fare un boccone di te. Dio ti sta proteggendo. Molte volte noi pensiamo che Dio ci abbandona. Sono tante le prove, le difficoltà, le distrette. Ah, il Signore ci abbandona. No, Dio non abbandona il suo popolo.
Siamo noi che spesso abbandoniamo Lui e vogliamo dire come il salmista, e voglio concludere, al verso 11, al verso 12, le tue testimonianze sono la mia eredità per sempre, esse sono la gioia del mio cuore. Io ho messo il mio impegno a praticare i tuoi statuti sempre, sino alla fine, sino alla fine. Vogliamo prendere questo impegno pure noi? E verso 106, voglio concludere, io ho giurato, lo manterrò, di osservare i tuoi giusti giudizi. Camminerò, io ho giurato, camminerò passo dopo passo, alla luce della tua parola che è benedetta in eterno. Ci vogliamo.